Oggi è una festa molto bella. Sappiamo che soltanto del Signore Gesù e della sua madre, la Chiesa festeggia la Natività insieme a Giovanni Battista. Ciò significa che la sua nascita, quindi non soltanto evidentemente anche la sua vita, festeggiamo il martirio, ma anche la sua nascita ha qualcosa da dire a noi. E io pensavo come il fatto che nel momento in cui suo padre Zaccaria scrive questo nome nuovo, gli si apre la bocca, gli si scioglie la lingua e comincia a parlare benedicendo Dio. Zaccaria era un sacerdote, no? Non parlare un disonore, era una cosa che un pochino come no, la sua vita non era compiuta. Mentre invece il compimento della vita di un sacerdote è benedire, no? Parlare e benedire. Ogni liturgia, ogni rito, ogni gesto è una benedizione, no? Ma noi siamo sacerdoti, in virtù del nostro battesimo. Io pensavo alla profezia su Giovanni Battista, egli è colui che poi è la stessa che era per Elia. Elia è una figura molto importante nell'Antico Testamento perché è anche chiamato il pacificatore, colui che poi storna anche l'ira di Dio, no? Prepara l'avvento di Dio proprio così. E tra le varie cose, tra le varie caratteristiche di Elia, che poi saranno Giovanni Battista, qual è? Quello di riconciliare i cuori dei padri verso i figli e quello dei figli verso i padri. Io mi dico qui una chiave, me la legava moltissimo perché Zaccaria ricomincia a parlare e parla benedicendo Dio. Nel momento in cui riconosce l'opera di Dio, quello che dice il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia, in quel bambino, del quale non si poteva ancora dire nulla, no? Non parlava, però sì che lui sapeva perfettamente che era un dono, cioè che era un segno della vittoria di Dio sulla sterilità, sull'incompiutezza, anche sulla nostra povertà, no? Pensavo ai genitori, a un padre in modo particolare, ma poi insieme a un genitore, a un padre e a una madre, pensavo a un prete, no? Un vescovo, poi alle suore, poi ai catechisti, poi ai professori, ai maestri, e poi a tutte le altre relazioni, anche quelle tra marito, moglie, fidanzati, amici, fratelli. Ma fondamentalmente questa relazione, un po' il prototipo di tutte le altre relazioni, è quella fondamentale nella quale poi dopo si gestano tutte le altre relazioni. Tra padre e figlio, un padre che riconosce nel figlio un dono di Dio e un'opera di Dio, riconosce l'opera di Dio, l'opera della misericordia di Dio, il dito di Dio, dice che sarà mai questo bambino e davvero la mano di Dio era su di lui. Un padre che fa sua questa certezza, cioè un padre che ha fede, un padre che ha fede, la fede di Abramo, che spera molte volte contro ogni speranza, anche quando vede il figlio in mezzo ai macelli, anche quando vede il figlio che entra in crisi e benedice Dio. Perché il figlio ha una missione da compiere, qualunque figlio, qualunque persona ci è affidata, qualunque persona venga a parlare con me, ha una missione e quello al quale siamo chiamati tutti noi è riconoscere l'opera di Dio in questo figlio, in queste persone. Un figlio che anche se fa macelli può incontrare nello sguardo del padre, nelle parole del padre, la fede. Un padre che riconosce nonostante tutto l'opera di Dio in questo figlio, ha salvato quel figlio, la fede. Perché dà al figlio esattamente quello che ha offerto al figlio il padre del figlio prodigo, cioè un posto dove ritornare. Non che il padre non debba dire la verità. Ha taciuto Zaccaria, questa è anche la notte della fede, perché è cominciato dubitando, e passa alla benedizione. Molte volte i genitori devono passare per questo mutismo, non c'è niente da dire, non puoi dire nulla, tanto non ti ascoltano. Ma pieno di fede, cioè dove la fede cresce, molto profondo, a me la regala, perché poi dopo che succede? Che il figlio, questo Giovanni Battista, che è stato eletto da prima della creazione del mondo, e questo il padre lo ha capito, e la madre anche, che ha visto vincere la sua sterilità, vincere la morte. In fondo che cos'è la benedizione? È l'esplicitazione della fede. E cos'è la fede? Il nome Giovanni vuol dire Dio fa grazia ora. Cioè riconoscere che istante dopo istante Dio fa grazia. Ah, ma questo figlio non cambierà mai. Ah, ma questo ha questo carattere e farà soffrire tutti. Ah, ma questo sarà un macello. Ama mia moglie, ama mio marito, ama questo ragazzo, ama. Sei tu che sono io. Queste sono parvenze carnali, la psicologia. Tutto può dire, ma Dio è soprattutto. Dio prende normalmente i nevrotici, prende normalmente i deboli, se prendiamo tutti, prende normalmente gli egocentrici, i vanagloriosi, prende o i poveracci, proprio i poveracci più, i poveri in spirito, no? Chi è che riconosce in Davide, abbiamo letto, chi è che riconosce in Davide? Un profeta, Samuele, per opera di Dio, che è quello. Allora, la parola che arriva a me oggi è Dio è all'opera oggi il mio figlio.
Significa trasmettere la fede, questo è il fondamento per una coppia, per una famiglia, per trasmettere la fede, ma anche per noi, per tutti noi. Dare al figlio la fede in Dio che opera in lui. Ah, le parole sono vuote, nessuno le ascolta, non le ascolta nessuno. Puoi dire un sacco di cose perché sia religiosamente puoi essere un moralista, un legalista che gli mette là leggi, 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 leggi che non servono a nulla, oppure un lassista, uno del mondo, ah, fa quello che ti pare. Comunque quel figlio non ha un posto dove tornare, non ha la fede dove poter ritornare, la casa dove poter tornare. È importantissimo, fratelli, questo, perché il figlio ha una missione. Vedete, dice, il bambino cresceva e si fortificava nello spirito, visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione in Israele. Allora, questo crescere e fortificarsi nello spirito è crescere nella fede della famiglia. Crescere nella fede della Chiesa, crescere nella fede della comunità cristiana. Perché cosa? Perché c'è un deserto fondamentale. Quanti genitori riconoscono nel deserto che sta passando il suo figlio la formazione di Dio? Nel deserto non c'è niente, si muore. E invece no, perché devono avere tutto, o non possono soffrire, non possono avere dei problemi, la fidanzata lo lascia, già muori, già muoiono lui e muoiono i genitori appresso. Perché è chiaro, a 12 anni, già 14, già portano le fidanzate dentro casa, già diventa tutto così, è molto vicino anche a noi, no? Perché anche noi siamo dentro questo mondo, questa società, e noi ci adeguiamo. Ma c'è un deserto che deve passare il padre, deve passare la madre e deve passare il figlio, perché c'è una manifestazione. C'è un giorno in cui il figlio, i nostri figli, si manifesteranno. E come si manifesteranno? Non c'è dubbio. Come Giovanni, cioè dando il collo, offrendo la gola della testimonianza. A questo sono chiamati i nostri figli, salvare il mondo, annunciare Gesù Cristo, annunciare, gli amici dello sposo che annunciano lo sposo, compiere la propria vita, compiere la propria vita nel lavoro, nello studio, nella famiglia, dove sia. Non aiuterà mai un figlio senza la fede, senza accompagnarlo nel deserto con la fede, senza nevrotizzare, senza somatizzare i problemi del figlio, ma con una fede. Ma questo vale per tutti noi, per ogni educatore, vale per ogni prete. No, se no diventa lì un pazzo che uno sta male, ah, tutto così. Non è così, non è così. C'è fede, c'è fede. Certo, bisogna prendere sotto braccio tutto quello che ti pare, ma le persone hanno bisogno di fede, io ho bisogno di fede. Non ho bisogno di uno che mi aliscia il pelo, non c'ho bisogno di quello. Ho bisogno di conoscere un prete, in un pastore, in un catechista, in un padre, in una madre, la fede. L'unica cosa. E questo è quello che chiediamo oggi, che Dio ci ha scelti anche a noi, prima della creazione del mondo, prima di essere quello che siamo, eh? Prima di essere ancora nel ventre di nostra madre, diceva la scrittura, quindi prima di essere nevrotici o calmi o simpatici o col naso o senza naso lungo, quello che sia, ci ha scelti per questa missione, per poter benedire Dio. Una suora, un prete, un padre che benedice Dio non sbaglia mai, ma per benedire Dio deve vedere, lui dice bene di te. Allora è necessario camminare seriamente nella Chiesa. Coraggio, fratelli, che il Signore compia questo in tutti noi oggi per intercessione di Giovanni Battista, ci faccia benedire Dio con questa benedizione per tutte le persone che si sono affidate, che possano tornare a Dio attraverso la nostra lode e benedizione. La lode e la benedizione che può scaturire nel nostro cuore se camminiamo nella Chiesa, se siamo stretti a nostra madre. Dove impareremo a vedere e a sperimentare che Dio fa nuove tutte le cose sempre. Questo nome nuovo è il segno della novità. Giovanni, nessuno aveva questo nome. Non c'era un passato. È una novità assoluta. Non c'era nessuno nella sua parentela con quel nome. C'è qualcosa che va oltre la carne. Entra nella carne, vincendo la sterilità della carne, ma è una cosa nuova. È qualcosa che noi non conosciamo, che dobbiamo imparare a conoscere. Giovanni, Dio fa grazia oggi. Dio fa grazia oggi, Dio fa grazia ogni giorno in una novità di vita che ci aspetta e che è opera sua. Dio può fare nuove tutte le cose anche oggi. Dio fa nuove tutte le cose in te, le può fare. Tu sei Giovanni. Dio fa grazia ora in te. In quel figlio, in quella persona, resteranno scolpiti quegli occhi pieni di misericordia che sono certo sono gli occhi con i quali il padre del figlio prodigo ha lasciato e ha salutato il figlio sulla soglia di casa, gli occhi di fede con i quali lo ha accompagnato. Siamo noi chiamati ad accompagnare nel deserto nostro figlio, perché che sarà? Che sarà di te? Che nostro figlio possa sentire questo, le persone a noi affidate possano sentire questo da dentro di noi? Che sarà di te, figlio mio? Che sarà di te? Come la Chiesa ha sempre detto di me, come la Chiesa dice sempre di te, nonostante i nostri peccati, nonostante le nostre cadute, mai dispera di noi, anzi, perché vede l'opera di Dio in noi e quindi può
vedere profeticamente il compimento dell'opera di Dio in noi, che sarà essere amico dello sposo, che sarà dare la vita per Gesù Cristo, dare la vita per la verità, annunciare al mondo Gesù Cristo, diminuire, come siamo chiamati anche noi, tutti nella Chiesa a sperimentare, conoscere Cristo e nella nostra vita annunciarlo al mondo, diminuendo con questa missione enorme che va molto al di là della nostra carne, dei nostri meriti, ma che è pura grazia, perché oggi sono le contrazioni della Chiesa con la quale va a dare alla luce in te la vita nuova. Oggi sono le contrazioni nella tua famiglia in cui la misericordia di Dio compie l'impossibile, compie l'impensabile, compie l'impossibile che nasca una creazione nuova, una creatura nuova, tuo figlio. Cioè che tu lo possa guardare con occhi nuovi. Questo significa che va a nascere oggi Giovanni nella tua vita. Un uomo nuovo, un uomo che tu non conosci, che va al di là dei tuoi schemi, che va al di là della storia, che va al di là... Occhi nuovi, gli occhi di fede con i quali tu puoi vedere tuo figlio, tua figlia e tutte le persone che sono accanto a te. Chiediamo questo miracolo della grazia nella nostra vita.